Buona serata a tutti, io sono Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda da Radio Gamma 5. Questa è la seconda parte della trasmissione quando leggo i vari libri che stiamo tentando, vediamo un attimino, sì, stiamo tentando di diffondere, stiamo tentando di sviluppare i vari concetti. I libri di stasera, continuiamo sempre ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. E continuiamo con i guardiani del divenire umano. I guardiani del divenire umano. Mentre stavo di là, un attimo che dovevo aspettare che cominciasse la seconda parte della trasmissione, mi è capitato in mano una poesia di Robert Frost. Una poesia di Robert Frost che dice questo: tu ti puoi spingere indietro per un ruscello di luce al cielo e indietro nella storia sul corso del tempo. E questa rapidità ti fu data non per affrettarti, né soprattutto per andartene dove vuoi, ma perché nella smania di spendersi del tutto a te spetti invece il potere di fermarti. Volare nell'infinito dei mutamenti, volare nell'infinito del mondo che ci circonda, ci può fermare qua dove siamo e costruire il mondo presente e l'attimo presente. Questa poesia è di Robert Frost ed è effettivamente molto, ma molto bella. Bene, detta questa poesia, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, vediamo un attimino di cosa parliamo oggi. E oggi parliamo di un altro guardiano del divenire umano. Ricordate, stiamo parlando del divenire umano, stiamo parlando dei guardiani del divenire umano. Quei guardiani di cui oggi, parlando dell'ultima parte delle conferenze di Marghera, dicevamo che l'essere umano e qualunque essere della natura non si limita semplicemente a fare figli, ma con il suo fare, quando quel fare ci concentra la sua attenzione e il suo essere, lo sostanzia e diventa consapevole di se stesso. E percepisce la necessità di sviluppare se stesso all'interno degli esseri che lo hanno generato e resta un punto di riferimento per quegli esseri. Diventa una coscienza di sé, diventa un essere a sua volta che marcia nell'infinito dei mutamenti. Questo concetto che è proprio del paganesimo ci porta proprio a individuare quelli che sono i guardiani del divenire umano. Sono tanti altri guardiani del divenire umano, molti non ne abbiamo traccia, altri non erano conosciuti, altri ancora ne conosceremo nella storia. Però la ricerca che abbiamo fatto sull'antica religione romana ci ha dato questo numero di guardiani del divenire umano e questi noi lavoriamo. Naturalmente molte altre divinità importanti, tipo Mercurio, tipo Vulcano, tipo Minerva, sono a loro volta dei guardiani del divenire umano, sono dei guardiani che costruiscono l'eternità dell'essere umano. Però in questo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, abbiamo voluto proprio per farsi capire usare le divinità minori, quelle divinità che spesso erano semplicemente delle virtus o erano semplicemente dei numen tutelari, cioè erano considerate dei non dei. E abbiamo proprio voluto dimostrare come questi in realtà siano degli dei importantissimi, delle divinità importantissime, che si nutrono proprio sviluppando questo suo essere dei all'interno degli esseri umani. E questo concetto, che è un concetto chiave del paganesimo politeista, noi continuiamo a svilupparlo. E questa sera cominceremo a parlare di pigrizia. Pigrizia è un grande Eva. Ciao! Bene, Franco sta per partire e appena partirà Franco mi fermerò un attimo. Pigrizia è un grande guardiano. Pigrizia deve essere letta assieme a Murcia. Pigrizia
mentre Murcia è alla ricerca di rilassamento per ascoltare il silenzio e come penetrare il circostante, pigrizia è l'ozio della ragione. Pigrizia è una difesa della ragione all'interno del sistema sociale in cui vive. Il sistema sociale è dominato da un comando sociale. Questo prende dall'essere umano quanto gli necessita per perpetuare se stesso, come comando sociale. Pigrizia insegna all'essere umano a ritagliare i propri spazi, il proprio diritto all'ozio. Il comando sociale vive di potere di avere e si appropria di quanto l'essere umano produce in maggiore o minore misura. Pigrizia lo incita a non produrre più di quanto gli è necessario. Lo spinge a compenetrare il circostante, lo spinge a ricercare il riposo e la rilassatezza. Chi prende da altre mani fa di pigrizia un nemico feroce. Chi prende dalle altre mani esalterà la fatica del lavoro come elemento su cui si fonda il sistema sociale. Ti guadagnerai il pane col sudore della tua fronte, dice, mentre gli ruba il pane dalle mani. Pigrizia dice all'essere di non far più di quanto è necessario, lasciare che chi si appresta a privare le mani del loro lavoro si arrangi a coltivare il proprio divenire diventando inoffensivo. Pigrizia, quando non è in grado di agire, si trasforma in desiderio, aspirazione dell'essere umano, infine del suo fare. Pigrizia diventa un mito, il diritto all'ozio è un fine per cui milioni di esseri umani lottarono all'interno del sistema sociale, allargando i confini della propria libertà. Pigrizia spinge l'essere umano a respirare il circostante attraverso il riposo. Per i cristiani l'ozio è il padre dei vizi. Chi ozia percepisce il circostante e lo compenetra. Chi è sottomesso alla fatica del lavoro supplica, aspirando ad un attimo di pausa. E questa tensione che ci arriva dal mondo, questa tensione è pigrizia. Ed ora, prima di continuare ancora con le divinità della religione romana, io vi farò ascoltare un pezzo di musica che ho già messo nella prima parte della trasmissione. Perché lo faccio ascoltare quel pezzo di musica? Perché il mio amico Franco è in macchina e sta ascoltando la radio. Allora, visto che volevo fargli ascoltare sto pezzo di musica, ma faccio fatica a fargli ascoltare a Franco i pezzi di musica che piacciono a me, anche se la registrazione non è buona, visto che sta viaggiando in automobile ed è costretto ad ascoltarmi, o comunque non fa fatica ad ascoltarmi, Franco, questa qua, in questo momento e solo per questo momento, te la dedico a te, anche se la registrazione non è perfetta. Poi, se ti piace o meno, me lo dici la prossima volta. Attenzione che adesso...
questo canto, secondo me, è bellissimo. Non so cosa ne pensa, comunque almeno sono riuscito a farglielo sentire. E passiamo a un altro guardiano del divenire umano. E l'altro guardiano è Pollenzia. Pollenzia è un grande guardiano del divenire umano. Pollenzia è la sua carica iniziale, quando l'essere umano si trasforma da fanciullo in essere umano adulto. Tanto maggiore è il suo vigore fisico e tante più sono le possibilità che l'essere umano sviluppi il corpo luminoso. Le contraddizioni della vita sono molte. La vita è sfida e come tale, per il suo sviluppo, le sfide devono essere affrontate. La carica iniziale che si è costruita attraverso il divenire del fanciullo, mentre si trasformava in essere umano adulto, è quella che permette la trasformazione dell'energia vitale in alimento e sviluppo della propria coscienza di sé. Così Pollenzia assiste gli esseri della natura, affinché il loro sviluppo fisico sia ottimale nell'affrontare l'esistenza. Pollenzia è divenuta trasformandosi attraverso gli adattamenti degli esseri della natura. Soltanto gli esseri della natura vigorosi sono in grado di affrontare con successo i loro nemici. Soltanto l'essere cervo forte può sperare di sopravvivere a un attacco degli esseri lupo. Soltanto il corpo di un essere umano vigoroso può sperare di superare un attacco di esseri virus della polmonite. La vigoria fisica permette di allungare la sequenza dei mutamenti, permettendo un ulteriore sviluppo della coscienza di sé, dell'essere della natura. Ogni essere della natura ha le proprie specificità, derivate dai processi di adattamento messi in atto dalla propria specie. Quei processi di adattamento prevedono, in ogni caso, la presenza della vigoria fisica attraverso la quale sviluppare ulteriormente i processi di adattamento. L'essere natura fa del proprio sviluppo una questione di vigoria fisica, di pollenzia. Tutti i riti di accoppiamento degli esseri della natura hanno questo scopo e più l'essere della natura si avvicina all'essere mammifero e più i rituali di accoppiamento sono importanti per lo sviluppo ulteriore della specie. Pollenzia è dunque un grande guardiano dell'essere natura, in generale assunto come guardiano dell'essere umano in quanto essere della natura. Pollenzia è un centro di energia vitale attraverso il quale la coscienza di sé e dell'essere natura fonda il proprio divenire. È una potenza da curare particolarmente durante l'antica Roma, in quanto le contraddizioni fra Roma e i suoi vicini spesso si risolvevano attraverso la guerra. Il vigore fisico era importante per vincere la guerra. Il problema di Pollenzia è che il suo potere è totalizzante. Quando un sistema sociale umano basa il proprio divenire e il proprio esistere sulla vigoria fisica, distrugge se stesso. La vigoria fisica è uno strumento attraverso il quale risolvere le contraddizioni dell'esistenza, non il fine dell'esistenza. Così molti esseri umani, anziché usare Pollenzia per costruire se stessi, ricercano Pollenzia ricercando una sorta di immortalità fisica. Anziché usare Pollenzia per preparare la propria coscienza di sé ad affrontare la morte del corpo fisico, risolvono la loro esistenza cercando una sopravvivenza fisica all'infinito, finendo per distruggere la propria possibilità di eternità. Pollenzia resta dunque un grande guardiano del divenire umano. E Pollenzia è essere forti, è l'energia che ci porta ad essere forti nella vita di tutti i giorni. Più un individuo è forte, più fisicamente è forte, più è in grado di affrontare le contraddizioni della vita. In molte specie animali addirittura la forza fisica è l'elemento centrale dell'esistenza della specie. La sua velocità, il suo adattamento alle condizioni è un elemento fondamentale. Questo modo di essere, questo modo di rapportare se stessi all'interno della natura è un modo di essere magico, è lo sviluppo di una magia all'interno dell'essere fisico. E nello stesso identico tempo è un centro di energia vitale che spinge tutti gli esseri della natura a sviluppare le migliori condizioni fisiche per affrontare al meglio le contraddizioni della vita. E questo è un centro di energia vitale, questo è un Dio. Ricordiamoci sempre, i guardiani del divenire umano sono degli dei. E sono dei che stanno attorno a noi, fanno parte delle nostre trasformazioni e proprio perché fanno parte delle nostre trasformazioni si sviluppano al nostro interno e noi ne siamo parte.
cioè noi ci facciamo pollenzie, noi ci facciamo pigrizia, noi ci facciamo tutti i guardiani, proprio perché i guardiani si alimentano attraverso il nostro fare e noi sviluppiamo il nostro esistere proprio perché diventiamo guardiani della nostra esistenza, proprio perché sviluppiamo quel Dio dentro di noi. E passiamo ad un altro guardiano. L'altro guardiano a cui passiamo è prudenza. Prudenza è un grande guardiano. Prudenza assiste la ragione affinché agisca in funzione del divenire, del mutamento. L'austerità è sinonimo di discrezione, prendere quanto serve senza esagerare, non saccheggiare quanto ci circonda. La ragione non percepisce il circostante, ella si pensa padrona del circostante. Prudenza impone alla ragione il controllo della sua azione nel circostante. Attenzione, dice prudenza alla ragione, tu fai quella cosa ma non sai cosa comporta fare quella cosa, stai attento ai cambiamenti prodotti, sforzati di pensare non all'oggetto che tieni nelle mani ma agli effetti che produci nel momento in cui quell'oggetto usi. Prudenza aveva nella mano un serpente, che in questo caso stava ad indicare il pericolo cui l'essere umano dava incontro agendo sul circostante, e nell'altra uno specchio che indicava come l'essere umano prudente si guarda nello specchio e non si illude di essere o di poter fare quanto in realtà non è e né può fare. L'essere umano prudente affronta l'esistente facendo un bilancio di ciò che è e di ciò di cui dispone e non si illude che il circostante gli si pieghi mettendosi a sua disposizione. Prudenza è raffigurata con due volti, uno di fanciulla e uno di vecchia, e stanno ad indicare i mutamenti che intercorrono nell'esistenza. Ciò che oggi è, ciò che oggi si è, domani non si è più. Ciò che si è domani non si era ieri. Dunque è necessario essere prudenti e seguire i mutamenti per quelli che sono e non per quello che la propria fantasia vorrebbe che fossero. Un giorno comunque si sarà vecchi. È necessario essere prudenti e affrontare l'esistenza tenendo conto di questa trasformazione. Dopo è sempre troppo tardi. Prudenza è un grande guardiano della ragione umana. La segue nella sua ignoranza del circostante, insegnandogli il mezzo migliore attraverso il quale porsi per favorire la propria sequenza dei mutamenti. Prudenza si nutre dell'azione della ragione umana quando sobbalza. Quei sobbalzi, il pensiero, ottenuti dalla sospensione del giudizio prima della scelta, quella microsequenza di cui la ragione preferisce tacere e farsi compenetrare per qualche infinitesimo istante dal circostante. Quando quei sobbalzi della ragione sono spariti, ciò significa o che la ragione ha preso il sopravvento sull'essere umano, per cui questi ha risolto in se stesso in un'idea della ragione padrona del proprio esistere, o che l'essere umano compenetra completamente l'esistente sfruttandosi per essere circostante, superando la descrizione della ragione. In quest'ultimo caso non ha più ragioni ad essere prudente, in quanto parte integrante del circostante con cui ha fuso la propria volontà e le proprie determinazioni, iniziando un cammino di eternità. Per far vedere prudenza, si può vedere un individuo cieco che cammina per strada. Un individuo cieco che cammina per strada mette in atto tutta una serie di strategie affinché il suo camminare per strada non lo distrugga. Metterà in atto delle strategie, avrà un cane come che lo accompagna, avrà una persona che lo accompagna, avrà un bastone con cui sentire gli angoli della strada, cioè farà di tutto perché nel camminare per strada non gli succeda qualche guaio. Bene, prudenza è questa attenzione che un individuo mette nel fare le cose. Cioè, noi è come se fossimo ciechi nel mondo della percezione, perché la ragione ci acceca, la ragione ci dice il mondo della percezione non esiste. Per cui se le persone sono cieche nel mondo della percezione, quando hanno davanti degli elementi della percezione devono essere molto cauti, devono essere molto prudenti ad affrontarli. L'amica che nella trasmissione precedente mi ha detto, io ho visto mio suocero che era morto, mi è apparso mentre stavo stirando. Ecco, a dire quello è mio suocero
è necessario metterci prudenza, perché non è vero che è tuo suocero, però tu devi mettere prudenza nelle cose, devi mettere attenzione in quello che fai, non devi accettarle per quello che sono, devi riuscire a superare la forma per vedere invece la superare la forma per vedere, cogliere l'essenza della cosa, cos'è la cosa che ti si presenta. Gli individui sensitivi sono sempre stati un problema per la stregoneria, perché avevano una grandissima velocità nel percepire le cose diverse della vita, ma non avevano l'autodisciplina, non avevano l'impeccabilità per affrontare le cose per ciò che erano, per cui le traducevano all'interno del proprio pensato e le traducevano con delle immagini, tipo, non so, la Madonna, eccetera, che lo già ripeto almeno un milione di volte, e questi messaggi che loro ricevevano li trasferivano all'interno degli esseri umani, li trasferivano nella società umana. In pratica non facevano altro che trasferire nel sistema sociale umano la sottomissione. E questa è la cosa più grave che è stata fatta dai sensitivi, cioè la loro mancanza di impeccabilità, la loro mancanza di autocontrollo, la loro mancanza di autodisciplina, li portava a scambiare la forma per la sostanza, e questa è la cosa più grave che è successo. E passiamo, per cui, sviluppare prudenza in tutte le cose. Se uno sviluppa prudenza nella vita di tutti i giorni, sviluppa prudenza anche per quanto riguarda il mondo della percezione, anche quando deve alterare la percezione, anche quando lavorerà nel sognare, si muoverà all'interno del sognare. Se sviluppare la prudenza in tutte le cose che si fa della quotidianità aiuta a sviluppare prudenza in qualsiasi situazione arriviamo a trovarci. E passiamo a un altro grande guardiano del divenire umano, e questo è pudicizia. Pudicizia è un grande guardiano del divenire umano, un guardiano dell'ordine, appartiene alla ragione e costringe questa ad essere disciplinata rispetto a se stessa. Pudicizia non impone un modo di essere o di porsi, impone il controllo dell'avidità nella soddisfazione dei propri bisogni. I bisogni si soddisfano in relazione col circostante. Spesso i bisogni si presentano in modo violento, imponendo all'essere la loro soddisfazione. Alcuni di questi bisogni possono essere soddisfatti immediatamente, altri è necessario soddisfarli tenendo presente il divenuto del sistema sociale in cui si vive. È necessario evitare una ritorsione da parte del sistema sociale in relazione al condizionamento educazionale che questo impone. Lo spostamento dei limiti del condizionamento educazionale e sociale si deve avvenire lentamente, costringendo gli esseri a fagocitare quei spostamenti. Spesso gli esseri umani si fanno carico di quei spostamenti ingaggiando combattimenti titanici. Questi esseri umani vanno appoggiati senza limiti, si assumono come propri elementi degli spostamenti che costoro generano e si fanno propri senza esporsi violentemente. Vi ricordo che uno di questi spostamenti, per esempio, di quella che è la morale sociale, avvenne ad opera della cosiddetta Dama Bianca, la signora che si era innamorata di Coppi e fece scandalo, venne anche arrestata quella volta, perché questa donna sposata si permetteva di amare un altro uomo. Bene, quello scandalo e quei processi, insieme a tutto il resto che stava avvenendo nel sistema sociale, spostò i limiti della morale sociale. C'è un esempio in cui pudicizia ha agito in tempi recenti, ed è stato quando gli esseri umani femminili del Kuwait hanno rotto le imposizioni sociali guidando le automobili, mettendo in salvo parte dei loro averi dall'avanzata degli eserciti dell'Iraq. Quei comportamenti sono stati immediatamente ampliati da altri esseri umani femminili dell'Arabia Saudita, che hanno guidato l'automobile per ribadire un diritto all'esistenza. Gli esseri umani femminili nei paesi arabi è vietato guidare l'automobile ed è praticamente uno schiavo adibito solo alla riproduzione. Ricordiamoci sempre questo. Questo è l'intervento di pudicizia, che ha lavorato per ampliare la libertà dell'esistenza ed ora opera coltivando lo spazio sociale di libertà d'espansione della singola ragione. Pudicizia impone comportamenti fagocitativi di aspetti della libertà,
proposti dai vari Don Chisciotte sociali che si lanciano contro i mulini a vento. Pudicizia fa diventare questi aspetti parte integrante del divenire del sistema sociale, ampliandone gli spazi di libertà. Come nel Sentiero d'Oro, Diana insegna all'essere umano come necessità spezzi le catene ed ogni altra forma di limitazione e costrizione del lato femminile della vita, così pudicizia prende l'aspetto socialmente accettabile, socialmente meno conflittuale, dello spezzare le catene e le limitazioni e lo fa diventare parte del divenire del sistema sociale. Pudicizia lavora dunque nei mutamenti per sedimentare libertà senza costruire traumi nei sistemi sociali. Così quando Virginia, figlia di un patrizio, osò innamorarsi e sposare un plebeo, venne rifiutata al tempio di pudicizia patrizia. Virginia divenne pudicizia, costruì un tempio a pudicizia plebea e ne impose il culto e il rispetto a pudicizia patrizia. Così facendo, Virginia ampliava la libertà, sedimentandola all'interno del proprio sistema sociale. Il significato della funzione del centro di energia vitale pudicizia venne poco a poco trasformato in un atteggiamento di vergogna dell'essere umano per quanto appare osceno o disonesto. Ma le cose appaiono oscene e disoneste relativamente ad un ordine predeterminato, non in se stesse. Il tentativo di distruggere pudicizia inizia con la predeterminazione della morale o dell'etica a cui l'essere umano deve sottostare. La predeterminazione è impudica in sé. Soltanto il condizionamento educazionale del comando sociale costringe l'essere ad aderirvi facendola propria. Pudicizia tende a superare quanto pudore tende ad imporre. È una questione di mutamenti, di trasformazione. Pudicizia agisce sui mutamenti e le trasformazioni determinate da necessità. Pudore è funzionale alla sottomissione dell'essere, impedendogli di manifestare se stesso in relazione ai propri desideri e alle proprie determinazioni. Pudicizia allarga i confini del concetto sociale, all'interno del quale l'essere può manifestare se stesso. Pudore è un atteggiamento dell'individuo socialmente imposto. Pudicizia è un centro di energia vitale che sviluppa se stesso, promuovendo i desideri e le determinazioni degli individui in relazione agli individui della propria specie. Pudicizia è un guardiano del divenire umano. Pudicizia sposta i limiti della morale. Se voi guardate i costumi dal Medioevo ad oggi, no? Specialmente i costumi femminili oltre che quelli maschili, vedrete che c'è stata una scopertura del corpo femminile e anche maschile che è partita dalle caviglie praticamente via via scoprendo sempre di più fino alle ultime battaglie del bikini, fino alle ultime battaglie dei costumi da spiaggia. Cioè, c'è stato uno spostamento continuo e sistematico di quello che è i limiti della morale, anche perché il pudore in realtà è una delle più violente forme di repressione di quello che è il corpo, di quello che è la sessualità umana. E per riuscire a venire fuori da questo, parlo del pudore ma potrei parlare anche di altre questioni, è stata necessaria una grossa lotta sistematica, cioè spostare i confini della moralità sociale. Ogni volta che si spostano i confini della moralità sociale si portano a termine delle grandi operazioni di trasformazione, delle grandi rivoluzioni. Per esempio, la più grande rivoluzione iniziata nel 1977 qui in Italia fu la diminuzione delle nascite. Cioè, la diminuzione delle nascite è stata la vera rivoluzione che in questo paese è partita. Siamo partiti da 800-900 mila bambini, adesso un milione, adesso non mi ricordo i dati, siamo arrivati a circa 500 mila e già quest'anno c'è una grossa percentuale di morti sui nati. Cosa significa questo? Significa che il lavoro delle coppie, il lavoro familiare, la vita sessuale delle persone non è più in funzione dei figli. Comunque i figli non incidono più così tanto, ma incidono in maniera minore
e le coppie, le persone possono vivere sia la loro sessualità, sia vivere in maniera migliore, con meno quantità di lavoro, senza dover allevare bestiame per qualcun altro. E questa è la vera grande rivoluzione che è partita qui in Italia, credo, dal 68 al 1977. E questi limiti, cioè questo evitare che l'uso del corpo, che la sessualità, che la morale fosse in funzione dei figli, bene, questo spostamento è stato dovuto a pudicizia, cioè pudicizia ha spostato quelli che erano gli intenti, quelle che erano le intenzioni, quelli che erano i bisogni umani, li ha ripuliti dalle incostrazioni di pudore che tentava invece di trasformare la sessualità come uno strumento in funzione dei figli. E questa è una grande rivoluzione. E passiamo per stasera all'ultimo guardiano di cui parliamo. L'ultimo guardiano è Quiete. Quiete è un guardiano nero. Quiete è un grande nemico dell'essere. Ogni volta che l'essere risolve una contraddizione, subito un'altra si presenta ed egli è costretto a scegliere ancora. A volte si chiede se non sarebbe bello vivere senza contraddizioni, prendere una pausa e magari annegare in quella pausa. La vita dell'essere, di ogni essere, è una catena di contraddizioni, una catena di scelte. O lui sceglie o il circostante agisce su di lui scegliendo. L'essere cervo può scegliere di non correre, può rifiutarsi di scegliere. Ma il circostante sceglie. Quando il soggetto si rifiuta di determinare, non è che non esistono più le determinazioni. Queste vengono prodotte dalle coscienze di sé che ci circondano. Quiete si presenta alla sua ragione intimandogli di fermarsi, di non scegliere, di non usare le proprie determinazioni. Fa male alla testa scegliere, pensare. Così la ricerca della quiete porta l'essere ad estraniarsi dall'esistenza. Abbandona l'esistenza cercando la quiete, dimenticando che comunque i suoi bisogni sono delle determinazioni nell'oggettività e che comunque questa premerà su di lui. Quiete è dunque un guardiano nero che intima la resa all'essere. È come nelle pratiche ascetiche o nella ricerca del non dolore del buddismo. In realtà si tende ad annegare in quiete, annullando la propria volontà e le proprie determinazioni nell'affrontare il quotidiano. Così il comando sociale intimerà gli esseri umani di seguire il suo volere e le sue determinazioni, portando ad esempio la ricerca e la necessità di quiete religiosa di chi ha rinunciato ad usare le proprie determinazioni e la propria volontà. Così quando il nuovo faticosamente arranca per dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, ecco che non solo si scontrerà con chi si oppone a questo assalto, ma dovrà combattere anche contro chi vorrà ridurre al silenzio la sua volontà e le sue determinazioni. Chi cerca quiete ha terrore di chi guarda il tempo mentre viene incontro, in quanto costui gli rammenta il fallimento della sua esistenza. I sacerdoti di quiete al tempio di Roma Collina nella via Lavicana erano chiamati i silenziosi, esseri senza volontà e senza determinazioni. Quiete era legata a Plutone, inteso come dio infernale, non come essere ricco, in quanto il fallimento della vita portava ad interrompere la sequenza delle contraddizioni dell'esistenza, cessando lo sviluppo del proprio divenire eterno. Quiete e pace sono due volontà nere, cioè sono due centri di energia vitale che distruggono l'essere umano. Invocare pace e invocare quiete e invocare la propria distruzione. Qualcuno viene a dirmi, ma come, cavolo, stanno buttando giù bombe e non sarebbe meglio se non ci fosse la pace? Allora, il termine pace non sta ad indicare il fatto che le bombe non devono cadere. Il termine pace sta a indicare la relazione fra l'essere e il mondo che lo circonda. La pace è l'assenza della capacità dell'individuo di affrontare le contraddizioni della vita. È la resa dell'individuo. Questo è il termine pace. Il pace sta a indicare questo. Che non è la pace fra gli oppressi, è un altro discorso ancora. Ma pace è costringere l'individuo
a rinunciare alla propria volontà e alle proprie determinazioni, a diventare elemento del gregge, a farsi condurre dal buon pastore, che lo porta al macello naturalmente. Questo è pace. La quiete è la rinuncia a sviluppare il fuoco dentro all'essere umano, è la rinuncia dell'essere umano di affrontare le contraddizioni, di determinare la propria vita, di essere padrone di quello che sta facendo, di decidere di scegliere. Questa è la quiete. La quiete è la rinuncia. Allora, rinunciare a sviluppare se stessi è il lato nero della vita. Perché? Perché quando un individuo rinuncia a sviluppare se stesso, quell'individuo viene messo in ginocchio. Quell'individuo ha rinunciato a sviluppare il Dio che cresce. Ma se lui ha rinunciato a sviluppare il Dio che cresce, non è che solo lui ci rimette, ma l'intero sistema sociale ci rimette, perché lui verrà usato da chi mette in ginocchio le persone per dirgli fate come lui. Per cui lui, praticamente rinunciando a sviluppare il Dio che ha dentro se stesso, danneggia l'intero sistema sociale. Peggio ancora quando, rinunciando a sviluppare il Dio che ha dentro, addirittura passa dall'altra parte, cioè si allinea con quelli che mettono in ginocchio chi non si può difendere e li costringe a piegarsi, li costringe a sottomettersi. E questo è un altro discorso ancora. Quiete dunque un guardiano nero. Quiete appartiene al fare dei cattolici, al fare dei cristiani, che dicono agli altri state in pace, state quieti, non sviluppate il fuoco che avete dentro, non affrontate la vita, recitate le litanie. E con questa recitazione di litanie c'è una forma di autoipnosi, di autodistruzione della propria esistenza. Bene, io con questo vi ho letto un pochi di guardiani, naturalmente ce ne sono molti altri e un po' alla volta andremo avanti. Prossimo cominceremo da Ridiculus. Detto questo, passiamo a un altro aspetto. Che non vedo il libro dove diavolo l'ho messo. Eccolo qua. Abbiamo il nostro amico Porfirio. Vi leggerò un pezzetto della lettera a Marcella di Porfirio. Poi voi mi dite se vi ricorda qualcosa della vostra educazione, non specialmente cristiana. Porfirio naturalmente era un ex cristiano che è diventato pagano. È il passo numero 24, il paragrafo 24 di questa. Attenzione a cosa dice Porfirio. Nessun Dio all'uomo è causa di mali, ma egli stesso a se stesso per sua libera scelta. La preghiera, accompagnata da azioni cattive, è impura e perciò non accettata da Dio, ma quella accompagnata da buone azioni è pura e allo stesso tempo bene accolta. Quattro principi fondamentali devono soprattutto valere per quanto riguarda Dio: fede, verità, amore e speranza. Bisogna infatti credere, perché unica salvezza è la conversione verso Dio. Chi ha creduto deve quanto più è possibile impegnarsi a conoscere la verità su di lui. Chi l'ha conosciuta, amare colui che è stato conosciuto. Chi l'ha amato, nutrire di buone speranze l'anima per tutta la vita. Che con le buone speranze i buoni sono superiori ai cattivi. Questi dunque e tanti principi devono valere. Bene, questo discorso è fatto da un pagano quando il paganesimo è morente, quando l'intera filosofia della stregoneria che stava alla base del paganesimo veniva annullata. Questo Porfirio, ed è un caposcuola del neoplatonismo, lui praticamente prende la scuola di Roma dopo la morte di Plotino. E quello comunque è il suo pensiero. Vedete come il pensiero è stato deformato, tutto il pensiero pagano è stato completamente deformato da quello che è lo scontro col cristianesimo. Però il Dio buono, cioè l'amore verso Dio, la speranza verso Dio, che il cattolicesimo si approprierà, non è del cattolicesimo, ma è del paganesimo.
E ancora andiamo avanti, sempre da Puek, Henry Charles Puek, Le religioni del mondo classico, no? In un pezzo scritto da Pierre Hadot dice: larga parte dell'opera di Plotino, d'altro canto, conserva tracce di queste esperienze mistiche, questa aspirazione al contatto sperimentale e unificante, quel profondo dell'essere, resterà presente in tutta la tradizione neoplatonica. Damascio, uno degli ultimi leader della scuola di Atene, ci racconta che il suo maestro Isidoro non voleva adorare le statue degli dèi, ma voleva piuttosto accostarsi agli dèi che sono nascosti all'interno, cioè, dice Damascio, nel segreto dell'inconoscibilità assoluta. Questa inconoscibilità assoluta è quello stato di cui parla Damascio in apertura del suo principale trattato sui principi. È lo stato in cui veniamo a trovarci di fronte all'assoluto, assolutamente ineffabile, senza relazioni con noi, che non è neanche più principio, talmente trascendente e separato. È ben lontano dagli dèi dell'antica religione, questo uno, questo assoluto, questo Dio trascendente, ineffabile, unico e separato, che non si può attingere se non abbandonando ogni forma, ogni determinazione, ogni concetto, ogni discorso, ogni personalità, attraverso un'estasi che riconduce l'essere alla sua fonte. Eppure questi filosofi neoplatonici si consideravano come fervidi pagani. Plotino, è vero, sembra aver prestato scarsa attenzione alla pratica religiosa, e Porfirio, da parte sua, ha dimostrato da questo punto di vista un atteggiamento piuttosto incerto. La sua filosofia, tratta dagli oracoli, è un trattato di devozione pagana, mentre la sua lettera ad Annebone contiene una serie di aporie relative al culto degli dèi. Porfirio pensava, si direbbe, che le pratiche religiose costituissero un mezzo di salvezza per i non filosofi, ma che il filosofo, sacerdote di Dio supremo, dovesse invece consacrarsi al culto spirituale del Dio trascendente. Di tale culto spirituale Porfirio enuncia le massime fondamentali, richiamandosi alla tradizione neoplatonica nella lettera a Marcella. E il passo che ho letto prima era proprio tratto dalla lettera a Marcella. Come vedete, il paganesimo viene sconfitto da se stesso, cioè il paganesimo costruisce la propria sconfitta attraverso una serie di pensatori, cioè attraverso una serie di geni, tutto sommato, perché questi filosofi neoplatonici erano effettivamente il massimo che la filosofia in quel momento era in grado di esprimere. Eppure vengono sconfitti e vengono sconfitti nell'interpretazione che viene dato agli oracoli caldaici. Si tratta dello stesso genere di teologia che si ritroverà in una raccolta apocrifa dal titolo Oracoli Caldei, composta all'epoca di Marco Aureliano da Giuliano il Caldeo e Giuliano il Teurgo. Questi oracoli sarebbero diventati per i neoplatonici successivi a Plotino una sacra scrittura non meno venerata delle opere del divino Platone. Si trova anche qui un Dio trascendente? E non è vero. Il padre, il cui intelletto e la cui volontà originaria, confusi con lui, si mettono in attività a conquistare così una realtà indipendente al momento della creazione del mondo intellegibile. Non è assolutamente vero questo. Non è assolutamente vero. È soltanto una questione di interpretazione. Perché il termine padre, che è usato negli oracoli caldaici, sta a significare necessità ed intento. La necessità e l'intento sono la base di qualsiasi coscienza e delle sue determinazioni per sviluppare se stessa. Ma il termine padre non va a indicare chi genera o chi crea, ma ciò da cui si proviene. E la nostra sostanza, l'energia vitale che ci compone, la nostra consapevolezza, è formazione delle nostre determinazioni. Però la necessità, l'intento, la volontà
e altri attributi sono parte comune ad ogni essere dell'esistente, dell'universo. Il fatto che ci siano questi attributi comuni non implica l'esistenza di una coscienza che stia alla base degli attributi comuni. L'inghippo è nato quando l'uso del termine padre è stato tradotto nel termine Dio, nel termine non di colui da cui io prendo la mia energia vitale per costruire me stesso, ma in una coscienza determinatrice e ordinatrice dell'esistente. L'inizio fu il caos, l'inizio è l'energia vitale libera, ma l'energia vitale ha delle qualità, è un oggetto in se stesso e in quanto oggetto ha delle qualità. Ciò che deriva tutto in questo momento parte dalle qualità dell'energia vitale. Se l'energia vitale all'inizio che si muove libera nell'universo avesse delle qualità diverse, avesse avuto delle qualità diverse, l'universo sarebbe stato diverso. Pertanto, scusate un attimo, solo che ho un piccolo problema di... Eccolo qua. Perfetto. Se le qualità dell'energia vitale fossero state diverse, noi parleremo in maniera diversa. Però il problema non sta tanto di stabilire quali sono le qualità dell'energia vitale o i suoi movimenti. Il problema da stabilire è la consapevolezza che esiste all'inizio dell'universo, cioè la coscienza all'inizio dell'universo e la presenza di una coscienza nei movimenti dell'energia vitale. Il problema è quello di stabilire se esiste una coscienza che determina quei movimenti o se ciò che determina quei movimenti è parte insita come qualità dell'energia vitale stessa. Questa è la vera contraddizione. Cioè non è il fatto che l'energia vitale abbia o non abbia delle qualità, degli attributi. Il fatto è che l'energia vitale non ha coscienza, non ha consapevolezza del suo movimento. Per cui non esiste una consapevolezza, una coscienza ordinatrice dei suoi movimenti. I suoi movimenti avvengono per adattamento e la nascita della coscienza e della consapevolezza avviene per adattamento. Questo è il vero scontro. E il padre che genera per Plotino e per Porfirio erano delle coscienze, erano degli enti coscienti e consapevoli. Ma la carica di energia vitale che mio padre e mia madre hanno messo insieme non aveva consapevolezza di se stessa, aveva necessità e si muoveva nell'ambito di una necessità biologica che la natura è andata a costruire, ma non aveva la consapevolezza di se stessa. Nell'ambito delle conseguenzialità biologiche, la carica che mio padre e mia madre hanno messo insieme hanno generato me, ma la carica iniziale non è avvenuta perché cioè qualcuno lo ha creata o una coscienza era creata. Semplicemente la natura si è data quegli strumenti per comprimere, velocizzare e articolare l'energia vitale. Questo è il punto. Per cui non esiste, il padre non è una coscienza che crea, ma è semplicemente ciò che noi afferriamo dal mondo che ci circonda, cioè l'energia vitale dal mondo. Ma non c'è una coscienza, una consapevolezza di questa. E questo è il vero scontro che c'è fra il paganesimo e il cristianesimo e le altre religioni rivelate. Ed è il vero scontro che c'è anche con Plotino, che c'è con Porfirio, Proclo e tutti i neoplatonici. C'è una cosa da dire sui neoplatonici. I neoplatonici hanno eliminato l'idea platonica dei filosofi che governano le città, perché si sono accorti che c'è qualcosa che non va. Si sono messi quei filosofi che governano la relazione con Dio e gli dèi. Beh, anche questa è una cosa che non va. Cioè, il filosofo è solo una persona che articola il pensato, che articola il pensiero. Ma chi prende il nuovo dallo sconosciuto che ci circonda e lo porta nella ragione, lo porta a fondare la ragione, beh, quello è soltanto lo stregone, è soltanto chi riesce ad alterare la propria percezione
ed entrare nello sconosciuto, e ha abbastanza autodisciplina per non perdersi in quello sconosciuto, per chiamare le cose che incontra col loro vero nome e riuscire a portare per quello che gli è possibile nella ragione. Ok, bene, io ho finito coi miei discorsi, adesso faccio un pochino di rassegna stampa, se qualcuno vuole telefonare può telefonare. E ricordo il numero di telefono 700-700 o 700-838. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, ultimamente a che lavori è che sto facendo? Intanto sto portando avanti il commentario agli oracoli caldaici, poi sto buttando in computer tutta quella relazione fatta per quella persona che mi serve anche per infilarlo dopo nei crogioli, quella persona che aveva dei problemi di coscienza per qualcosa che lei aveva fatto, e sto lavorando proprio per vedere un crogiolo per lei, cioè per questo tipo di problemi. I cattolici, ricordiamo che colpevolizzano sempre le persone, ricordate, nel cattolicesimo c'è il mea culpa, mea massima colpa, sto pardebae, cioè chiariamocelo bene, questo è un modo per condizionare le persone, per costringere le persone ad autocolpevolizzarsi. E naturalmente quando poi le persone non sono assolutamente in linea con una morale imposta, subiscono delle costrizioni emozionali, dei pesi nella coscienza che sono notevoli. Bene, siccome questo è un problema di libertà, ci sto lavorando. Cioè, nel senso che l'ho già buttato giù, devo solo buttare, è scritto a mano, devo buttare in computer. Ed è un bel lavoraccio. Dopo sto lavorando all'altro problema, il problema del mobbing. Ne ho già parlato l'altra volta, no? Il mobbing. Sì? Ciao Claudio. Ciao Giampaolo, dimmi. Mi piace infinitamente la definizione di necessità, che accetto molto più volentieri dell'inizio, della fine, della logica e non logica, perché la logica è sempre fatta su misura nostra, diciamo. Certo. Mentre accetto molto di più questa necessità, il tentativo della natura di evolvere, proprio di crescere, di moltiplicarsi, proprio questa necessità o desiderio ardente, ma più necessità mi piace molto. È una grande divinità, per sì. Il paganesimo. Ti saluto. Grazie. Ciao, grazie a te. Ciao, 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 poi auguri. Sì, in effetti necessità è l'essenza stessa dell'intero paganesimo. Ve l'ho già detto comunque già nel Sentiero d'Oro, il ruolo che ha necessità nelle cose, nella vita. E sto lavorando al discorso del mobbing. Come ci si difende, come si agisce quando c'è un accerchiamento di mobbing su una persona. Cioè, cos'è il mobbing? È il tentativo di distruggere una persona, è il tentativo di far passare quella persona per matta perché tanto non capisce niente. Di solito è una persona che viene attaccata da molte persone oppure da situazioni sociali che la persona non è in grado di far fronte. E il tentativo è quello di far passare la persona per matta. Esistono delle strategie per difendersi dal mobbing, però è necessario essere degli apprendisti stregoni, perché due sono gli elementi fondamentali da usare: l'intento e l'agguato. Per cui, mentre nel primo discorso, quello che faccio sui problemi di coscienza, non è necessario che una persona abbia pratica di stregoneria o pratica del crogiolo dello stregone, per quanto riguarda far fronte a un'operazione di mobbing è necessario invece aver già pratica del crogiolo dello stregone. E vabbè, e dopo ci sono anche gli oracoli caldaici che porto avanti. Per cui io dalla prossima trasmissione, quella del pomeriggio dalle ore 15, comincerò col commentario degli oracoli caldaici. E mi riservo però una volta arrivato a buttare in computer queste cose che devo fare, di fermare gli oracoli caldaici e di fare alcune trasmissioni con questo. Non so quando, comunque il più presto possibile. Siccome non vedo nessuno ancora che è arrivato, vado un attimino avanti con la rassegna stampa
e prendiamo un altro articoletto. E in chiesa il prete mette il karaoke. Sulla Repubblica del 15 marzo 1999 ormai i preti mettono anche il karaoke in chiesa, cioè ormai si può anche cantare. L'idea di Don Beppe Viada, 46 anni, dal 90 parroco di Andonno di Valdieri, un paesino di qualche centinaio di anime nel Cuneese, è venuto probabilmente ricordando la trasmissione televisiva che andò in onda da Fiorello. Avevamo difficoltà nel far cantare gli inni in chiesa e allora mi sono chiesto: perché non usare la tecnologia moderna? Bene, ormai gli inni in chiesa non vengono più cantati perché nessuno viene più addestrato a cantare inni in chiesa. E lui ha pensato al karaoke, chiaramente fa un pienone perché la gente va in chiesa a divertirsi, anziché piuttosto che andare a battersi il petto della costrizione, tanto vale che si diverta, insomma. Naturalmente lui fa il pienone e va bene che è questo. Piuttosto che ci sia il mia culpa, mia grandissima culpa, è meglio che la gente canti. Ci sono alcuni canti ecclesiastici che sono anche belli, tutto sommato. Ultimamente un amico mi ha regalato delle cassette, fra le altre cose c'è una canzone di Hare Krishna che è bellissima, cioè io sono affascinato da quella, non conosco le parole chiaramente, neanche il significato, ma da quella musica, da quella canzone sono veramente affascinato. Ve la farò sentire anche in radio un giorno o l'altro. Leggiamoci un altro articolo dal Gazzettino del 22 marzo 1999. Sognare allunga la vita. È vero, confermo. La pratica del sognare allunga la vita, cioè non è che vi fa diventare eterni, però vi fa vivere meglio, vi fa affrontare meglio le contraddizioni della giornata, vi fa scaricare le tensioni, e se praticate il sognare rivitalizza il corpo luminoso, cioè dà una carica e un intento al corpo luminoso che non sia quella di distruggersi quotidianamente. Sognare, dice l'articolo, fa diminuire lo stress e migliora l'umore delle persone. Lo conferma uno studio del Centro di Ricerca sui Disturbi del Sonno di Chicago, secondo il quale l'effetto antistress dei sogni è maggiore se questi migliorano col passare della notte. I ricercatori sono convinti che i sogni possono inoltre curare veri e propri stati di depressione. Il 56% della popolazione studiata, affetta da depressione, all'inizio del periodo di osservazione è guarita dopo circa 12 mesi senza né farmaci né psicoterapia. L'arte del sognare è un'arte della stregoneria che è anche un'arte per star bene. Non è semplicemente una... cioè, è arte della stregoneria perché è arte della stregoneria quando si usa il corpo di sogno, quando si usa la percezione. Ma prima di arrivare all'arte della stregoneria ci sono tante di quelle articolazioni e tanti di usi vari del sogno che noi possiamo usare qualsiasi linguaggio, cioè noi possiamo dire usare i sogni alla Reich, usare i sogni alla Freud, usare i sogni semplicemente per star meglio, non necessariamente la stregoneria. Prima di arrivare ai sogni della stregoneria ci vuole un bel po' di autodisciplina, eh? E vediamo un altro articoletto del Gazzettino del 21.03.1999, che è sto leccaculo del Gazzettino, fra virgolette, leccaculo nel senso che fa gli articoli quasi esclusivamente per il Vaticano, sto Angelo Paglialunga, e coi suoi, cioè, leccaculo fra virgolette, anche lui è specializzato su questo tipo di articoli, su questo tipo di settore, dopodiché cosa sia lui non mi interessa più di tanto. Dice: il Papa voleva incontrarlo, lui ha detto no, cioè il primo ministro cinese gli ha detto voi tira di correre, insomma. E la Cina perseguita chi crede in Dio, questo non è vero manco per niente. In Cina c'è una legge precisa in cui l'attività religiosa può avvenire solo ed esclusivamente nei luoghi di culto. Cioè l'attività religiosa non può né deve interferire su quella che è l'attività sociale, la vita sociale delle persone. Scusate un secondo soltanto, perché non vedo ancora nessuno, né vedo nessun movimento di là. Vabbè, speriamo che arrivino, no vabbè, andiamo avanti. Arriveranno prima o dopo anche a bussare.
Per cui la Cina non è che perseguita le persone perché credono in Dio, la Cina perseguita chi tenta di estendere all'interno del sistema sociale il proprio credo religioso, alterando quelli che sono i rapporti sociali. Questo perseguita la Cina. In effetti, costruire campi tipo quello che ha fatto la Teresa di Calcutta in India, in Cina, sarebbe un disastro per il sistema sociale cinese, che è in bilico di trasformazione. Questo non significa che altre cose in Cina vanno meglio o sia preferibile un sistema cinese, no col cazzo, cioè nel senso che non mi interessa questo, però mi interessa precisare. Ah, eccoli qua che sono arrivati, finalmente sono arrivati. Bene, per cui questa qua è una fregatura, cioè nel senso che è falso l'articolo in sé, è semplicemente un articolo fatto ad hoc per Wojtyla. Bene, sono arrivati chi mi dà il cambio. Allora, io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 e cominceremo il ciclo degli oracoli caldaici. Attenzione, se voi perdete delle trasmissioni di oracoli caldaici, rischiate di non capire niente, cioè di perdere il filo del discorso che facciamo. Se voi seguirete gli oracoli caldaici fin dall'inizio, potrete avere una visione generale alla fine degli oracoli caldaici di quello che è il paganesimo. Andremo avanti gli oracoli caldaici quasi un anno, per cui pensateci un pochino. Se volete sapere cos'è il paganesimo, venite tranquillamente, cioè ascoltate gli oracoli caldaici e avrete tutti quanti i concetti che abbiamo detto finora. Scusate un attimo solo. Allora, vi do appuntamento per giovedì prossimo, grazie per avermi ascoltato e a risentirci. Ciao ancora e buona serata.